L'amore è la nuova tecnologia, la nuova scienza, la nuova politica. John Smalmani e Jesus, 6 marzo 2013. Una volta che iniziate ad accettare la vostra vera natura come esseri divini, esseri spirituali, che vivono un'esperienza umana, le modifiche necessarie per portare guarigione e rinnovamento al pianeta e a tutte le forme di vita senzienti che sostiene, faranno progressi molto rapidamente. Tutti voi avete problemi con quella, perché, come esseri umani, vedete chi vi circonda agire mossi dal loro ego il 99% o più del tempo. Come diventate sempre onesti con voi stessi, riconoscete inoltre che dovete continuare a lavorare e ad intendere di rilasciare gli egoici atteggiamenti distruttivi che sono così umani, e che possono essere così distruttivi. A causa di ciò, è molto difficile per voi riconoscere e ammettere che veramente ogni essere umano è un essere divino, semplicemente non si comportano come se fossero divini, che, come voi umani guidati dall'ego, immaginate gli esseri divini si comporterebbero. E qui avete ragione. Tuttavia è vero, e i vostri cuori prenderanno presto il posto del vostro ragionamento egoico, e riconosceranno e abbracceranno il fatto inalienabile della vostra divinità. Il vostro intento di risvegliarvi si sta intensificando ogni giorno di più. Quando prendete del tempo quotidianamente, come si deve, nel vostro spazio personale, nel vostro luogo di pace, e sostenete quell'intento, anche solo momentaneamente, questo invia amorevoli onde di energia di enorme potere che interagiscono con ogni essere senziente del pianeta, ovunque siano e qualunque siano le loro intenzioni e credenze spirituali, e questo impatta e modifica i loro campi energetici per allinearli sempre più col campo dell'energia divina. Il cambiamento, che sarà a beneficio tutta l'umanità, si sta verificando in tutto il mondo a causa dell'intento mantenuto da coloro che sono spiritualmente orientati. Tutta l'umanità vuole cambiare perché i vostri attuali modi di interazione stanno schiacciando il vostro spirito e distruggendo i vostri rapporti, e ne ha avuto abbastanza. Il collettivo umano è pronto per il grande cambiamento. State portando amore in ogni aspetto dei rapporti interpersonali col vostro intento, che l'amore prevalga. E, naturalmente, l'amore prevale sempre. Non c'è più nessun luogo sul pianeta che sia completamente chiuso all'amore, perché i suoi semi sono stati piantati in tutto il mondo e stanno nascendo con entusiasmo in tutta l'intera popolazione mondiale, come le preghiere e le amorevoli intenzioni degli apripista e dei portatori di luce, un gruppo in costante crescita ed espansione, si diffondono rapidamente per tutto il pianeta in una successione infinita di grandi onde, abbracciando tutto sul loro cammino. Non c'è scampo dall'amore. Ovviamente, questo non è immediatamente evidente quando osservate i conflitti violenti e perniciosi, solo alcuni dei quali segnalati dalla TV generalista, che stanno ancora accadendo a tutti i livelli della società, e in ogni organizzazione razziale, religiosa, politica, economica, filosofica, e così via, in tutto il mondo. Ma questo non può più essere taciuto, nascosto sotto il tappeto, e tendenzialmente ignorato, perché quelli che lanciano l'allarme in tutto il mondo stanno coraggiosamente in piedi, e svelano ciò che coloro che hanno tenuto le redini del potere per così tanto tempo con tanta veemenza erano determinati a nascondere, come la verità irrompe da dietro le schermate, che sono state erette per nasconderla. Incredibili atti d'amore prenderanno piede in tutto il pianeta, come la gente scopre che coloro contro i quali hanno combattuto non sono, e non sono mai stati, loro nemici. Sono stati scandalosamente ingannati da chi ha il potere, e persuasi che i conflitti in cui erano così spietatamente arruolati erano essenziali se si voleva che la fosse stabilità sulla Terra. Come i veli che nascondono la verità vengono rimossi, enormi cambiamenti si verificheranno molto rapidamente, infatti, i primi sono già in corso. L'umanità è pronta per la pace nel mondo, e solo coloro che vogliono controllarvi e soggiogarvi vogliono evitare che avvenga. Non hanno più la forza o la capacità di mantenere lo stato di conflitto senza fine per tenervi spaventati e divisi. La guerra è antiquata, non è più di moda, e ha bisogno di essere spazzata via, insieme con tutto gli armamentari che la rendono possibile. I primi segni di ciò sono rappresentati dai deficit delle finanze governative, che richiedono enormi contrazioni nei loro bilanci militari. L'amore è la nuova tecnologia, la nuova scienza, la nuova filosofia, la nuova politica, la nuova economia. Tutti lo abbraccerà. Tuttavia non è nuovo. È il vostro stato originale, lo stato in cui siete stati creati con tanto amore, al quale state tornando con eccitazione ed entusiasmo. Nulla può impedire che l'età dell'oro fiorisca, assolutamente nulla. Il vostro amorevole fratello, Gesù,